Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Jopa17 e oggi siamo tornati su Splatoon 2 per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo. Come vi avevo avvisati nell'ultimo Infotime numero 205 che avevo pubblicato lunedì sul canale, oggi è martedì 16, sono le ore 18 e sono online, pronto a giocare con voi. Prima di iniziare volevo ricordarvi che durante il prossimo weekend qui su Splatoon si svolgerà lo Spring Fest, che vedrà affrontarsi le squadre Lepri contro le squadre Tartaruga e inizierà venerdì 19 per terminare poi domenica 21 dalle 16 alle 16. Io ho scelto di schierarmi con la squadra Tartaruga, quindi forza squadra Tartaruga. Adesso ragazzi vado a prepararmi e ci vediamo nel primo match di oggi. Va bene ragazzi, eccoci qua, primo match di oggi, mapparione storione. Assisterò alla vostra partita. Purtroppo le squadre sono formate da 4 giocatori quella rosa, mentre 3 giocatori la squadra verdino evidenziatore. Allora andiamo a vedere come sono formate. Quella rosa da Radio 100, Dilanonimo, che qualcuno lo sta già attaccando. Poi abbiamo Ricky che usa il cecchino e Kitshime, mentre dall'altra parte ci sono Timo 2.0, Lorenzo, bella kill, e Cobra che ha preso Kitshime col cecchino. Quindi c'è un cecchino per parte. Mi chiedo chi manchi. Mamma mia, Radio 100 ha fatto una grandissima kill. Lo seguiamo un attimo perché Cobra che non gli sta dando tregua. Mai passare di fianco ad una cromosfera che sta per esplodere. Mamma mia che kill. Allora andiamo da Kitshime, che sta colorando col pennello. Attenzione alle bombe, sta attenta. Timo ti ha tenuto a distanza. Beh, che sta laggando da matti. Timo, mi sa che hai dei piccoli problemi di connessione, perché stavi laggando qualche secondo fa. Gran kill di Ricky. Seguiamolo. Ragazzi, la squadra rosa non può perdere, siete in 4, eh. Ok che dall'altra parte ci sono dei fenomeni, però andiamo da Cobra che ha usato la cromosfera. Mamma mia, attenzione. Anche Dil ha scelto il pennello. Mamma mia, in 3 stanno facendo un macello. In 3 stanno facendo un macello. Gran kill. Attenzione al gran botto. Lorenzo ha già avvisato che utilizzerà soprattutto quest'arma. Attenzione che Radio 100. Ok, c'era una bomba che lo stava inseguendo. Cobra sta lottando con Ricky. Altra robobomba. Mamma mia, l'hanno splattato. Lorenzo purtroppo non è riuscito a salvarlo. Vediamo Timo cosa combina. Troppo sotto. Troppo sotto. Si sono vendicati, Attenzione, mamma mia, altra kill finale. Alla fine la squadra da 3 è riuscita a creare parecchi problemi ai rosa. 47-36, alla fin fine hanno giocato bene lo stesso, anche con un uomo in meno. Queste sono le statistiche di gioco. Va bene ragazzi, nuovo match, museo paleontologico. No, non ditemi che mi sono dimenticato di attivare i sensori, mi sa di sì. Ok, squadre caricate. Sì, mi sono dimenticato di attivare i sensori. Allora, mamma mia, che fatica. Buttala una bomba.
farò una faticaccia, ragazzi. Aia, razzi. Chi è che mi sta dando la caccia? Ah, ti ho preso, Cobra. Stavi cercando di prendermi tantissimo. Via! No, vi giuro, non riesco a giocare. Senza sensori non riesco a giocare. Sto facendo una fatica. Sono troppo abituato a giocare con i sensori oramai. Altri razzi, altri razzi. Chi è che li sta utilizzando? Mi chiedo chi stia utilizzando i razzi. Buttala una bomba. No. Kichime. No. Ok. Vai, Dil, ti copro. Vorrei salire là sopra. Non c'è nessuno. Sì, qualcuno c'è. Non riesco a passare. Bello sto lancio. Chi è che sta arrivando qua vicino? Mamma mia. Mamma mia. Non ci ho fatto neanche tanto caso. No, comunque vi giuro, non riesco a giocare senza sensori. Volevo ancora colorare un attimo, però ho paura ad andare avanti perché rischio veramente di non... Appicci bomba. Appicci bomba. È lì dietro. Ehi là. Bello sto lancio. Razzi. Mi sono spostato tantissimo. Attenzione. Dai, Cobra. Mamma mia. Mamma mia. Ok. Partita terminata, ragazzi. Ho fatto una fatica. Sembrava di stare in palestra a sollevare pesi da 100 kg l'uno. Due pesi da 100 kg l'uno. Non riuscivo veramente a girarmi. Ma mi sembra anche abbastanza equilibrata come partita, eh. Ok, ragazzi, nuovo match. Mappa, pista, polpo skate. Guardate un po' qua. La super squadra degli aerografi contro il resto del mondo. Oh, adesso che finalmente posso usare i sensori mi sento molto più leggero. Ragazzi, non possiamo perdere, eh. Con quattro aerografi non possiamo perdere. Vai, vai, vai. Gran botti a volontà. L'ho lanciato troppo in alto, forse. Bomba. Ah, no, è vero. Preferivo le altre di bombe, eh. Preferivo le altre bombe. Comunque, uno degli scorsi episodi di Splatoon 2 l'ho intitolato: è questa l'arma più potente del gioco? Secondo voi? Fatemelo sapere con un bel commento qui sotto. Mamma mia. Se poi procediamo tutti vicini. Mamma mia. Mamma mia. Te lo concedo perché non è facile fare una doppia kill con una bomba, eh. I saltini te li concedo, Kichime. Ma adesso vengo a prenderti. Adesso vengo a prenderti. No, ci sta, perché prima te ne ho lanciate parecchie di bombe. È lì, è lì, è lì. È lì. Vediamo se riesco a avvicinarmi per prenderla. Ragazzi, fatemi attivare il gran botto e faccio un macello.
Glielo lancio là. No, non è uscito nessuno, peccato. Attenzione. Attenzione qua dietro. Bella. Attenzione, c'è un cecchino lì. Fatemi uscire. Ho visto un cecchino da questa parte. Non riesco a caricare tanto i... l'arma speciale, l'arma secondaria. Anzi, ero bello nascosto, devi ammetterlo. Ero bello nascosto. Sono stato fermo un secondo perché avevo paura che... Va bene ragazzi, nuovo match. La partita di prima ve l'ho caricata lo stesso perché comunque, anche se non siamo riusciti a completarla, è stata molto molto divertente. Purtroppo siamo 4 contro 3. Anche se, come avete potuto vedere prima, non è detto che giocando in 3 non si possano creare problemi alla squadra avversaria. Addirittura prima la squadra da 3 ha vinto, eh. Allora, come vedete io sto cambiando continuamente abbigliamento. Lorenzo, ti ho visto, ti riconosco perché sei l'unico con quei vestiti là. Buttiamo un po' di pioggia. Ci sono due aerografi. Ci sono due aerografi. Come ho fatto a prenderti? Dai, mi assegnano ste kill, ste kill incredibili. No, come hai fatto a evitare? Mamma mia Nick, mamma mia Nick, che pelo. Ti giuro, ti giuro, pensavo di non avere possibilità di fuga. Mi ero già messo l'anima in pace, pronto a respawnare nella mia casa base. Non so come ho fatto a sopravvivere. Allora, c'è gente lì sotto. No! Via, 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 via. Sapete perché? Perché mi manca pochissimo per attivare la pioggia. L'ho buttata lo stesso. Almeno ricolora subito dove... Eccolo, eccolo, stavolta mi prende. Ti ho portato con me. Stavolta sei riuscito a prendermi. Però almeno ti ho portato con me. Sì, ma ragazzi, qui dietro non abbiamo colorato nulla. Attenzione, a non lasciare la base completamente neutra. Guardate che roba. Ci siamo completamente dimenticati di colorare la nostra base. Vabbè, ne approfitto io per caricare un po' la pioggia. Se non mi prendono, anche se lì vedo gente. Dai però, sono già di nuovo scarico. Pioggia, te la butto lì. Mi sa che però questa volta la squadra da tre non riuscirà a trionfare. Ci stanno provando, ci stanno provando. Bisogna dargli atto che comunque ci stanno provando. No, Nicco, attenzione. Non so chi stava usando quel rullo, però me la sono vista brutta perché stava avanzando cercando di prendermi. Ok, abbiamo vinto, però c'è anche da dire che giocavamo con un uomo in più. Era Deal con il rullo, era Deal, ed è crashato Timo. Va bene ragazzi, nuovo match, miniera dorata. Mi avete detto che è stata modificata come mappa, ma a me sembra sempre uguale, sinceramente. A me sembra sempre uguale. Guardate che bel cappellino che mi sono messo. Perfetto. Allora, andiamo subito a colorare questa piccola zona qua. Così.
li posso inquadrare tutti. Ma non ditemi che ne è già crashato uno dall'altra parte. No, ok, no. Per fortuna ci sono tutti. No, perché una partita si può anche giocare 4 contro 3, ma tutte così no. Mamma mia! Mamma mia! Dove siete? Ce n'è due lì. C'era Not VR5. Diciamo che non poteva rispondermi immediatamente perché c'era un razzo che gli stava correndo dietro. Ricky è tosto, Ricky è tosto, lo conosco. Ricky con quel secchiostro può fare veramente male. Ho preso Nico. Via, via, via. Ve l'ho detto, ve l'ho detto. Con quel secchiostro può far parecchio male. La sua arma preferita è quella che, per quanto ne so, sa utilizzare meglio. Abbiamo Salvo che sta correndo dietro a Kichime, però. Poi là, in testa. No, non mi sono girato. Non mi sono girato in tempo. Però ti avevo proprio presa. Ti avevo proprio presa in testa. Allora, VR5 è là sotto. È scappato via. Io torno a colorare, non mi sta inseguendo nessuno. Però ce ne sono tre lì. Stanno arrivando, eh. Stanno arrivando. Non so come siamo messi, però. Non bene. Non siamo messi bene perché, ragazzi, è tutta verde la mappa. Attenzione che ci ha visti. Sa che... sa. Lo sa, lo sa. Sapeva che ci stavamo spostando da questa parte. Perché ci aveva visti girare a destra. Mi aspettavo, Ricky, che ci seguissi, me l'aspettavo. Va bene. Direi squadra verde. Faccio fatica a prenderlo lui perché fa tanti saltini. Fa veramente tanti saltini. Devo sparargli quando atterra. Il problema è capire quando atterra. Va bene, ragazzi, nuovo match. Tintodromo Monte Carpa. Ultima mischia mollusca perché poi giocheremo delle partite pro. Avete visto che occhiali fashion che mi sono preso? Adesso non ricordo che abilità hanno. Però hanno un'abilità molto molto interessante. Forse quella che mi permette di caricare più velocemente l'arma speciale. Ma perché c'è gente già lì sotto? Anzi, non è che c'è gente già lì sotto, hanno già fatto il giro. E là! Chi è che vuol passare di qua? Ah, era lì. E c'ho qualcuno qua addosso. C'ho qualcuno qua addosso. Aveva fatto il giro Dark. Dark aveva fatto il giro. Ricky, adesso dacci dentro col secchiostro, perché prima hai colorato praticamente tutta la mappa. Sì. C'era Dark Shadow nascosto lì. Cioè, ti ho preso veramente a caso perché non sapevo neanche che fossi in zona. Aspetta, aspetta, tanto so che è lì. Più che altro sta usando tante bombe. Sta usando tante bombe. Adesso due sono di lì, quindi immaginavo. Vediamo se... Oh, Kichime, ti ho presa. Peccatevi sta pioggia. Eccolo, 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 eccolo lì. Bravissimi. Bravissimi.
Qui ci siamo veramente dati una bella mano a vicenda. Ridi, ridi, scherza, scherza. Ha creato il panico. È ancora lì. Bravo, Ricky. Aspettate che torno indietro perché se no si mettono a colorare qua sotto e non va bene. Adesso capisco come fa qualcuno a utilizzare tante volte l'arma speciale, utilizzando il potenziamento che la ricarica molto ma molto velocemente. Così sì. Mamma mia. Ho detto, vado a destra o vado a sinistra? Un po' di velocità non guasterebbe, comunque. Un po' di velocità non guasterebbe. Mamma mia, dai che piglio qualcuno. Ah, vi distruggo con la doccia. Volevo lanciare la doccia, ma non ce l'ho fatta. Allora, in teoria dovremmo aver vinto noi. 52-37, bella vittoria, ragazzi. Bella vittoria.